Ok, eccoci ragazzi, avete già provato i tasti? Avete già provato i tasti? Ok, mio figlio ha anche già preparato tutto, no? Tutto quanto. Allora. Ok. Il forgo è impazzito. Ok. Allora, anche questi due player si conoscono, per cui sanno già come comportarsi nel match, conoscono il matchup, credo che non ho veramente niente da dire, tutti e due molto bravi, lo giocano molto bene. E direi che il Forgo soffre un po' il gioco dello zio, però è un 50-50, non dico che lo zio è avvantaggiato. Il boxer è un po' cambiato, lo zio scimmia comunque, non gliene frega dei frame. No dai, sa veramente giocare il match, per cui ve lo lascio guardare senza troppe stronzate. Buona per il Forgo che se ne va. Comunque tutti soffrono un po' contro il LOL. Tutti si soffrono, mio figlio dice che tutti soffrono un po' contro il LOL. Buona, un buon safe jump da parte del LOL, molto stretto da fare. Vediamo come si comportano. I fuzzi. Questa versione direi che a Zangief è stato nerfato veramente tanto il pugno medio in piedi, ed è una cosa molto, molto brutta per lui, perché quello era il suo poke, con quello teneva gli avversari a distanza, adesso non ce l'ha più, ha altre cose, però deve faticare un po' di più. Attenzione che il Forgo ha la lead. Oddio, dove ha messo quella presa? È ancora in svantaggio, ancora in svantaggio. Oddio, oddio, oddio. L'avrà fatto a riflesso? L'avrà fatto a riflesso? Era un approximate option select. Attenzione a questo zio che gira come un pazzo, ma fa entrare tutto. Buona per il Forgo, lo butta a terra. Attenzione questo zio che cerca il mix up ma lo sbaglia. Zangief con 4 barre, te lo spiego. Attenzione, attenzione. Non ha cancellato per usare il red focus per mettere l'ultra. Attenzione al Forgo, deve stare un po' più attento, deve stare più attento. Ancora 3 barre, questo gif. Vediamo cosa fa lo zio. Prova a fare qualche OS per mettere l'ultra, vediamo. Il Forgo sta molto molto attento. Buona reazione da parte del Lollo. Attenzione sweepa. 1-0 da parte per il Lollo. Giocato molto molto bene. Dai Forgo che ce la puoi fare. Gioca bene Forgo. Ok, vuole provare a cambiare personaggio. C'è sale fra i player, c'è sale. C'è Zelollo che sta incitando il Forgo dicendogli hai paura? Hai paura? In realtà siamo amici e si conoscono fin troppo bene. Oddio, Makoto, Kamikaze? Decap? Oh mother! No, niente decap. Oddio. Oh! Attenzione, attenzione, attenzione. Prenderà Guile? Il Forgo però sa che il secondo main del Lollo è Zanghi, è Dalsim, per cui non so come si è fatto veramente una buona scelta. Io sarei rimasto su Barrog, però è una sua scelta, evidentemente sa quello che fa. Questo match è decisamente a vantaggio di Guile. Se il Guile sa zonare bene con i Sonic Boom, che non è così facile come sembra, GIF ha veramente tempi duri. Vediamo come va in questa versione. Questa è la prima volta che vedo Guile nell'ultra della Wake Up. Riesce a scappare dal corner, bravissimo. Oh, si è rimesso nel corner. Attenzione, non è riuscito a punire. Allora, in questa versione Guile ha ricevuto un po' di buff, un po' di nerf, però sembra che sia un po' più nerfato rispetto ai buff. La cosa peggiore dei nerf sono i 50 punti vita in meno. Ai, che pesa veramente molto per il gioco di Guile. Notate la vita di Guile. Oh, attenzione ai riflessi del Lollo! Se erano riflessi. Match point per il Lollo. No, ha giocato molto bene. Quanto ha girato lì?
Anche questo era perché l'ha visto. Più calmo, Forgo, più calmo, gli anti-air. Il lollo combo. Qua qualcosa, qualcosa si è irremediabilmente rotto. Cioè, c'è il Forgo che non riesce a fare il link e il lollo che fa il link. C'è qualcosa che non va. Attenzione, attenzione. Lo riesce a tenere buono, lo riesce a tenere buono. Non fa l'ultra, però riesce a fare un buon anti-air. Attento con la mano X. Il lollo riesce ad entrare sul Sonic Boom. No, quella scimmiata, Forgo. Ai ai ai, come ha punito lo zio. Wow, 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 wow. Oddio, 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 oddio. Mamma mia, il lollo non lo ferma nessuno. Non lo ferma nessuno. Non lo ferma nessuno.